Qualche consiglio per l'estate e per i bambini, naturalmente. Io direi di base prudenza. Detto così, però, può non significare niente. Entriamo nel pratico. Prudenza significa quando porto mio bimbo sulla spiaggia, nel mare. Ecco, comprate un termometro, appendetelo fuori dalla porta vostra, vi alzate la mattina, alle 8 del mattino sul termometro leggete 22 gradi, bene, potete andare tranquillamente sulla spiaggia anche verso il tardi della mattinata. Leggete 30 gradi, non ci andate per niente quel giorno, perché diventeranno sicuramente sulla spiaggia 40, e questo non fa bene ai bambini. I bambini possono prendere dei colpi di sole, tra virgolette, anche stando sotto l'ombrellone, per il calore che gira tutto attorno sulla spiaggia. Poi un'altra cosa che reputo piuttosto importante è che, da un lato, il bambino dice può fare il bagno dopo che ha mangiato? Sì, se lo fa quasi subito dopo, ma se deve aspettare un'ora, un'ora e mezza, è preferibile allora aspettare le 3 ore classiche che tutti consigliano. Un'altra cosa che può essere utile sapere è che il bambino ha bisogno di sentirsi libero. Evitiamo, ogni volta che si sposta sulla spiaggia o che si sposta nel bosco o che siete andati a fare una gita, di continuare a dire e sta attento di qua e sta attento di là. Povero bambino, il bambino c'ha la curiosità, che è la molla della crescita cerebrale, e se uno gliela blocca ogni momento lui cerca di scoprire. Prudenza, ecco, ritorniamo alla parola iniziale, prudenza. Uno ci sta vicino, però diamogli un po' di libertà, perché le vacanze sono sempre intrise di colluttazione, scusate il termine, qualche volta anche tra marito e moglie, ma certamente fra genitori e bambini. Evitiamoli o riduciamoli al minimo.